Augusta Snorrifas era nata da un paio di forbici. L'uomo che le teneva in mano aveva dita lunghe e ossute. Erano lunghi anche il suo naso, la sua faccia e il cilindro che portava in testa. Perfino le forbici erano lunghe, con lame slanciate come gambe di ballerina. Mentre ritagliavano la carta bianca, le lame si muovevano sulle punte a passettini stretti, stretti, al ritmo di una musica che il signore col cilindro fischiettava sottovoce. Cara Amélie, la tua nuova amica è quasi pronta, disse l'uomo piegando il collo verso il fianco della poltrona. Lì accanto c'era una bambina con le guance affondate tra le mani e i gomiti piantati sul bracciolo. I suoi occhi seguivano il balletto delle forbici sulla carta, ma per il resto era così immobile che non si sarebbe neanche vista se il signore non le avesse parlato. Ti presento Augusta Snorrifas. È delicata, ma piena di carattere. Le piace viaggiare, vivere avventure, conoscere gente nuova. È di modi semplici, ma non rinuncia mai a un tocco di eleganza. Così dicendo, l'uomo appoggiò sulla mano della bambina e tese alla bambina Augusta. Ma non ha... è senza... Voglio dire, indossa soltanto questo vestito? Oh, no, 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 certo che no, perbacco! Questa è solo la sottoveste. Ma Augusta ama fabbricarsi da sola i suoi vestiti, infatti... L'uomo col cilindro afferrò di nuovo le forbici, tagliuzzò un pezzettino di carta grande come un confetto e lo incollò nella sottoveste di Augusta. Questa... è una tasca, spiegò. Una tasca importante, perché qui dentro Augusta tiene il suo tesoro, delle minuscole forbici d'oro, con le quali potrà fabbricarsi un intero guardaroba di vestiti meravigliosi. La bambina si illuminò. Così sì che va bene, esclamò e tese la mano a ricevere Augusta come si stringe un patto di amicizia. Grazie, zio Hans. C'è chi nasce con la camicia e si dice che siano persone molto fortunate. Augusta Snorrifas era nata in sottoveste. In quanto a fortuna, batteva tutto. Thank you.